Radio Palco. Nuovi talenti sotto i riflettori. Eccoci con voi, amici all'ascolto. Siamo all'appuntamento con Radio Palco, qui a Radio Alfa. E stasera con noi ci sono i Beltrami, una band di Napoli. Saluto subito Giampiero, che è il cantante della band. Ciao Giampiero. Ciao a tutti gli ascoltatori. Come mai, Giampiero, avete scelto di chiamarvi Beltrami? Il nome l'abbiamo scelto per caso, in occasione del primo live. Avevamo bisogno di un nome e abbiamo scelto un cognome che ci sembrasse musicale, cognome di nessuno dei componenti di allora né di adesso, semplicemente un cognome che ci piace. Sì, e siete in cinque nella band. Esatto, sì. A parte me, Pasquale Caldarelli alle chitarre, Carmine Francese alle chitarre, e Mario Orcioli al basso e poi la batteria. E stasera ci parlate del vostro album d'esordio che si intitola Intorno. Sì, il nostro album d'esordio si intitola Intorno, è uscito ormai da un po', da un annetto e abbiamo da pochissimo presentato il terzo singolo estratto. Intorno è quindi il titolo del vostro album d'esordio, mentre il singolo che è in rotazione in questo periodo nelle radio è Aquilone. Ascoltiamolo, Giampiero, così dopo ce ne parli. Perfetto. Mi è sussurrato parole alle quali, ti giuro, io avevo creduto. E sono caduto ed ho fatto rumore. Non mi hai nemmeno sentito. Cosa ne è stato? L'ho chiesto più volte a un barattolo in frigo, che è pieno, che non hai portato con te e che non mi è mai piaciuto. Ed hai contato le volte che mi tenevi la mano, poi l'hai dimenticato. Ed ora vivo di notte, fumo e rido di me. E volo tra le stelle, tutto sembra un'opinione. Anche tu è soltanto un pronome. E guardami planare come fossi un aquilone, mentre scriverò di te per non avere altro che le lettere. Cos'è cambiato? Che prima tutto parlavo remu. Chi mi ha distratto, chi non mi ha avvisato che ormai ti avevo perduto. E lo ricordo, l'elenco dei nomi coi quali mi avevi chiamato ed il sapore di buono che aveva quel pranzo che non mi hai mai preparato. E a cosa serve la notte se non ti vedo dormire e fumo e rido di me? Sembra un'opinione,
Rieccoci, Un aquilone è il titolo di questo brano, terzo singolo estratto dall'album d'esordio dei Beltrami che oggi ospitiamo a Radio Palco qui a Radio Alfa. Siamo con il cantante Giampiero e allora questo è il terzo singolo estratto dall'album ed è una ballata che parla di libertà dal passato. Sì, abbiamo deciso di usare la metafora dell'aquilone, un oggetto con cui abbiamo avuto molto a che fare in realtà, così come il nome della band, ma un oggetto che ci evocava questo senso di libertà con le cose semplici, un oggetto costruito con la carta e con il legno, quindi dalle cose semplici riuscire a ottenere uno slancio verso la libertà. I primi due singoli estratti invece sono stati Eureka e Tu il mare. Esatto. Tu il mare è una ballata abbastanza riflessiva, un monito a venirsi incontro, a scendere a compromessi l'uno con l'altro, perché invece è una fotografia della realtà che ci circonda dal nostro modestissimo punto di vista. Intorno il disco, Giampiero, è nato dopo un anno di live in giro per la campagna, ma anche di partecipazione ai contest. Sì, esatto, è l'inizio di quel lunghissimo percorso che stiamo tuttora facendo, chiamato Gavetta, chiamando Farsi le ossa, e quello che ci prospetta insomma per ogni progetto, un bell'anno di live in giro, di contest a cui abbiamo partecipato e che sono andati in maniera anche abbastanza fortunata, insomma positiva, ecco, e sì. Da lì lo spunto per fare un piccolo passetto in più e realizzare il disco. E ovviamente poi altri live vi attendono per la prossima stagione estiva e autunnale. Sì, noi siamo per fortuna ancora un po' in giro per il Sud Italia soprattutto, e stiamo portando a termine ormai il tour di dintorno, perché sentiamo il bisogno di metterci di nuovo in studio, in sala, di iniziare a buttare giù qualche nuova che già sogniamo da tempo. Quindi immagino che già abbiate dei testi, diciamo così, iniziati di nuovi brani. Abbiamo delle bozze di idee sulle quali stiamo lavorando, degli spunti dai quali partire, poi tantissimi interrogativi su cosa vediamo dal nostro futuro del progetto. Tutte le informazioni su di voi sono sul vostro sito e sulla vostra pagina Facebook. Esattamente, sul nostro sito che è www.beltramiintorno, con una I, quella finale e quella iniziale, .it, e la pagina Facebook è www.facebook.com/beltramiband, e dovrete fare una attenzione a tutti i cognomi Beltrami del mondo, c'è tanta faccia della band. Bene, Giampiero, grazie per essere stato con noi oggi, un saluto a te e al resto della tua band, quindi i Beltrami, tanti complimenti e in bocca al lupo. A presto. Saluto a te, tutta la radio e tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ciao. Radio Palco, una produzione Radio Alfa. Per salire sul nostro palcoscenico, info@radioalfa.com.